Le mie imitazioni non servono per catturare il pescatore, servono per catturare il pesce. Perché se non mostri cosa catturi con le tue imitazioni, esse restano solo teoria. A volte, spesso, inutile teoria. Ma dove vai nel mese di maggio e giugno se un'imitazione come questa non ce l'hai? Iniziamo il nostro montaggio con una seta floss praticamente beige chiara, lucida. Scendiamo verso la curvatura, modifichiamo momentaneamente la posizione dell'amo ed inseriamo delle codine nere, non troppo lunghe. Scendiamo ulteriormente. Facciamo in modo di non ritorcere in questa fase del montaggio la seta, lasciandola perfettamente liscia. Andiamo a salire. Rimodifichiamo la posizione dell'amo. Scendiamo ancora spianando per quanto possibile il tutto. Ora renderemo questa seta ritorta, girando più e più volte su se stessa, in altri montaggi abbiamo già visto, in modo da creare una segmentazione praticamente con lo stesso identico materiale. Effettuiamo la segmentazione. Ora andremo a fissare con un comune filo di montaggio di color ocra. Togliamo il tutto, spianiamo. Andremo a fissare ora una grande piuma di gallo indiano grizzly. E con la stessa andremo ad effettuare il collarino. Spingiamo accuratamente tutti indietro. E arriviamo praticamente fino all'occhiello. Fissiamo.
Ora dopo averle divise equamente nella parte sottostante, andremo a fissarle tirandole anche verso l'alto. Continuiamo nella nostra operazione. Fino a che non avremo ottenuto questo effetto. Piazzeremo ora davanti una strisciolina di foam ad altissima densità. Che piazzeremo esattamente perpendicolare. Ora con l'apposito attrezzino lasceremo una piccola asola sul filo di montaggio e con l'aiuto della peci andremo a formare un sottilissimo dubbing sempre color beige con un sottopelo di volpe. Ora piazziamo un pochino di pece nella nostra asola dove andremo ad applicare del pelo di foca sempre color ocra. Dopo averlo distribuito, andiamo a rigirare su se stesso più e più volte. Andiamo a montarlo spingendo sempre il tutto indietro. Fissiamo in testa. Dividiamo in parti uguali. Portiamo in testa perfettamente in centro. E andiamo a fissare.
Effettuiamo altri passaggi. Annodiamo, lasciando il tutto così come si trova. Andiamo ora ad effettuare un eventuale ridimensionamento della foca. Fino a raggiungere le proporzioni desiderate. Ci mettiamo il tutto con la solita goccia di collante liquida piazzata solo nella parte sottostante. Eseguiamo un ulteriore velocissimo controllo. E la nostra imitazione è terminata. Grazie dell'attenzione. Alla prossima occasione. Quando scudono le mosche di maggio, di giorno ci vogliono le emergenti, solo quelle risolvono la giornata egregiamente. Perché se non mostri cosa catturi con le tue imitazioni, esse restano solo teoria. A volte, credetemi, è di teoria in giro, ce n'è veramente, veramente aiosa. Perché come sempre, chi sa fa, chi crede di sapere invece, chiacchiera. Concludendo, imitazioni. Deve piacere al pesce, non al pescatore.